Buonasera, benvenuti, buonasera a tutti. Siamo sempre commossi dal vedere il numero delle persone che rispondono e che si registrano per questi momenti del giovedì. Stasera siamo tanti, come vedete, parterre de rois. Abbiamo, oltre ai soliti che sono sempre presenti, stasera abbiamo tra noi, c'era anche la settimana scorsa Giovanna Manzi, ma era dietro le quinte che stava facendo altre cose, quindi non aveva la webcam accesa. Abbiamo con noi anche due ospiti d'eccezione, Luigino Poli, poi si presenterà lui, lo presentiamo dopo, e Massimiliano Schiavon. Entrambi non hanno veramente bisogno di presentazione, quindi già con i nomi sapete di chi sto parlando e sono stati introdotti anche dall'argomento di cui tratteremo stasera, che sicuramente è un argomento spinoso, sicuramente avremo da gestire un alto livello di polemica da parte di tutti, polemica in termine costruttivo, quindi di dibattito, diciamo così, di discussione da parte di tutti, perché parliamo del rapporto del mondo dell'ospitalità con le OTA, le Online Travel Agency, e quindi ecco, è un tema che ci avete sollecitato più volte, ne abbiamo parlato di striscio in diverse occasioni e quindi stasera vogliamo entrare più nel dettaglio. Allora, apre le danze Giovanna. Ah, prima di aprire, mentre vi chiederei intanto a tutti gli altri, tranne Giovanna, di spegnere le webcam per risparmiare un po' di banda e nel frattempo approfitto, mentre voi spegnete le webcam, per dire a tutti che le registrazioni dei webinar precedenti e anche di questo le trovate su questa pagina. Quindi fate uno screenshot, segnatevi questa pagina e ci troverete tra qualche giorno questo webinar, questo streaming e ci trovate già quelli precedenti. Penso che ve lo siate segnato tutti, non c'è bisogno, comunque ve lo ricordo dopo. Poi ci saremo anche noi. Io sono Mirko Lalli, amministratore delegato di Travel Appeal, Data Appeal. Giancarlo Carniali l'avete intravisto e Mauro Santinato che chiuderà alla Mauro Santinato, quindi siamo tutti un po' curiosi di vedere che cosa dice. Allora, Giovanna Manzi, anche lei, penso, insomma, è la più famosa di tutti qua, non c'è bisogno di introdurla, amministratore delegato di Best Western Italia da tanti anni, 12, 16 giusto? Ricordo bene. 16 16 16 anni, 16 anni. Quindi se sei ancora là dopo 16 anni, evidentemente è un track record notevole. E introduce lei l'argomento. Dimmi tu quando vuoi che metta la tua slide. No, Vado? aspetta. Sì, come vuoi. Ok. Diciamo che, intanto introduciamo l'argomento, chiaramente il Vai. tema del rapporto con le OTA è un tema molto così un po' spinoso, si è rivelato ancora più spinoso in questa crisi, in questa emergenza, perché chiaramente loro hanno preso in modo unilaterale alcune decisioni che apparentemente volevano essere di grande apertura e di conforto per i clienti finali. Quindi faccio riferimento chiaramente alle cancellazioni di prepagate, e invece queste hanno prodotto una certa contrarietà negli albergatori e anche una difficoltà che hanno aggiunto per gli albergatori. No, no, fai partecipare pure anche il cane. Va La benissimo. famiglia sta Sì, sì, partecipando sì. in vari modi. Quindi dicevo, chiaramente hanno introdotto questa difficoltà che si è aggiunta a tutto il resto della situazione, e quindi hanno messo in crisi ulteriormente il sistema. A questo punto che cosa è successo? Beh, allora all'inizio abbiamo avuto un'interlocuzione chiaramente da partner, nel senso che comunque noi sia Expedia che Booking sono dei partner, quindi abbiamo cominciato a interloquire con loro. Però ci sembrava che l'interlocuzione poi fosse arrivata a un punto morto, nel senso che loro comunque non accettavano l'idea di non cancellare al cliente. Hanno introdotto alcune scadenze, chi il 30 aprile, chi non il 30 aprile, insomma, hanno cominciato, come dire, a muovere un po' queste condizioni, ma fondamentalmente il grosso di quelle che erano le prenotazioni che erano arrivate e che quindi poi sarebbero state cancellate, loro le volevano rimborsare, e molte le hanno rimborsate. Qualche albergatore su suggerimento ha tolto il RID,
qualcuno di fatto ha tolto il RID, ma ha poi pagato magari in modo dilazionato, e quindi come operazione è stata un'operazione che gli ha messo un po' in difficoltà, ma non è stata un'operazione di grande, se volete, non era uno sciopero, insomma, ecco, da questo punto di vista. Che, a che stiamo quindi? Stiamo al fatto che comunque sono sulle loro posizioni e non vogliono tornare indietro, quantomeno fino al 30 aprile. Questo è quello che noi misuriamo, specialmente con Espiglia. Il dialogo con Espiglia è sicuramente più morbido, sono più gentili anche nei toni, nelle modalità, sono molto accomodanti, ma di fatto però le cose non sono cambiate. Con Booking l'interlocuzione è con i vertici italiani, che chiaramente devono riportare a Amsterdam, sono tutti gentili su questo, sono ragazzi molto, molto carini, ma anche qui di fatto la situazione non si è modificata. Quindi che cosa abbiamo fatto? Io ho interessato il nostro studio legale, con il quale abbiamo fatto degli approfondimenti, quindi se vuoi Mirko poi puoi mettere la slide. Di fatto c'è un po' di confusione da questo punto di vista e credo che forse varrebbe la pena fare una chiarificazione. Allora, nel contratto che ogni albergo ha con Booking, poi dipende molto da che anno è stato sottoscritto questo contratto, quindi se è stato sottoscritto molti anni fa, ma fondamentalmente nell'intorno, scusate, c'è il cane che è attivo. D'accordo, d'accordo con te, sì, su questa cosa di Booking, d'accordo con te. Sì, questa cosa del Booking anche lui è fortemente motivato. Allora, dicevo, a seconda dell'età del vostro contratto potreste avere una clausola nell'intorno della 2425, a seconda di che anno avete sottoscritto il contratto. Che in italiano, anche se il contratto che vale è quello inglese, quindi vi ricordo che questo è importante, cioè la traduzione è una traduzione non giurata del contratto, quindi vale sempre la formula inglese, ma comunque la traduzione italiana più o meno recita questo, anzi, recita questo. Il 242, quello che ho trovato io, è in questo caso la datazione del 2012, ma non sono molto diversi, è soltanto il numero che può cambiare. Recita: quando si effettua una prenotazione tramite le piattaforme, viene posto in essere un legame diretto, di conseguenza un rapporto legale esclusivamente tra la struttura ricettiva e l'ospite. Di seguito, prenotazione dell'ospite. Quindi il rapporto legale di cui stiamo parlando è il rapporto legale tra l'albergo e il cliente. Non ha niente a che fare il fatto che poi il contratto di Booking dica che il foro competente e la legislazione sia quella olandese, perché quella a cui si fa riferimento come foro fa riferimento al vostro rapporto, cioè tra l'albergo e Booking. Ma qui, quando loro hanno rimborsato, si sono messi in mezzo ad un rapporto legale tra voi e il cliente. È lì che nasce la loro, come dire, il loro abuso. No? Il fatto che loro si siano arrogati questo diritto senza chiedervelo, senza nessun tipo di preavviso, senza niente. Quindi il fatto, per esempio, io ho visto anche circolare molte email da Booking che dicono che il nostro contratto prevale sulla legge italiana, piuttosto che noi comunque abbiamo la legislazione. Non stiamo parlando del contratto tra l'albergo e Booking. Stiamo parlando del rapporto che si instaura tra il cliente e l'albergo, che loro stessi nel contratto che loro fanno, che vi hanno sottoposto per adesione, specificano in modo chiaro che è essere un contratto diretto con voi. Quindi il rapporto legale è con voi. Loro si sono intromessi in questo pezzo. Questo che cosa vuol dire? Che c'è uno spazio per dirgli: attenzione, l'hai fatta un po' grossa. È quello che io gli ho detto stamattina al telefono. Gli ho detto: secondo me, in questo momento l'avete fatta un po' troppo grossa. Sarebbe bene prenderne coscienza e cercare delle soluzioni anche negoziali prima che poi magari questa cosa possa esplodere. Però voi capite che come dire, l'interlocuzione regionale è un'interlocuzione che deve fare un'escalation verso Amsterdam, quindi come dire, per quanto ci sia una volontà a comprendere, però sicuramente non c'è la possibilità di agire, e su questo chiaramente ci siamo fermati. Noi pensiamo che il mio ufficio legale pensa che ci siano degli spazi, e quindi io tenderei a non lasciare così cadere la questione, ma fare in modo di poter andare avanti. Perché voglio andare avanti? Perché loro si sono fatti un po' beffa, non solo del fatto che non hanno un legame diretto tra voi e il cliente, loro sono intermediari a tutti gli effetti, e quindi
non hanno considerato l'altro aspetto importante, che è quello che è introdotto dal discorso del decreto legge numero 18. Che cosa introduce? Sicuramente tutti lo conoscete, introduce il discorso del voucher, ma come lo introduce quel discorso del voucher? Il discorso del voucher viene introdotto in modo specifico andando a dire che è nell'assoluto diritto dell'albergatore, quindi dell'imprenditore, decidere in modo autonomo se concedere il voucher o il rimborso. Che sottintende? Sottintende che il cliente, chiaramente voi lo ascolterete, l'avete ascoltato, o comunque chiaramente c'è questo, ma non è che è vincolante. Se il cliente vi dice io il voucher non lo voglio, poi sarà una questione di gestire, no, il conflitto, ma fondamentalmente il decreto dice che tu gli puoi dire però te lo prendi lo stesso. Poi come glielo dici, in che modalità, eccetera, è un altro discorso. Però quello che voglio dire è che è nell'assoluto diritto dell'imprenditore alberghiero decidere se rimborsare o dare il voucher. Quindi nessun altro lo può fare. E quindi loro, essendosi introdotti in questa relazione, chiaramente hanno Scusate, agito. ma chi è che grida? Hanno agito evidentemente in modo eccessivo. Ecco, questo è quello che volevo dire. Non so se ho spiegato. No, è molto chiaro. Vedo tutti molto silenziosi. Ci sono le domande. Se volete mandare delle domande, usate gli strumenti di GoToWebinar. C'è un pannellino domande. Fate pure le domande là, che le raccogliamo. Per iscritto ovviamente e poi le sottoponiamo ai relatori, quindi se avete fare delle domande. Allora, Giovanna, rimani là, chiederei di accendere la webcam a Luigino Poli. Ok. Che in questi giorni ha, come dire, affrontato questo problema, se ne è parlato molto. Quindi non ti vediamo ancora, ma credo che starà Sì, ho arrivando. acceso, eh. Allora, io intanto che ti aspettiamo, l'immagine magari ci mette un po', ti sentiamo molto bene. Se tu Ok. hai già acceso, va benissimo così. Sì, beh, tanto. Dici intanto il tuo punto di vista, quello che stai, la battaglia che hai lanciato in questi giorni, insomma, su che cosa sta succedendo? Allora, beh, niente, semplicemente ci siamo confrontati tra tanti colleghi in questo momento su tutto il territorio nazionale. Ho lanciato un po' questa idea per dare un segnale forte affinché si riesca a creare un tavolo di confronto con le maggiori OTA nazionali, internazionali. Quindi un segnale forte per me è quello di dare un mandato poi alle associazioni di categoria di riferimento per potersi poi sedere al tavolo e portare a casa il miglior risultato possibile per tutti noi albergatori. Questo cosa vuol dire? Un segnale forte significa, e lo dico chiaramente, così almeno ci si rende conto anche di quella che è stata l'idea, chiudere in questo momento tutte le disponibilità delle camere a sistema per tutto 2020. Ok? Cosa vuol dire? Chiaramente in questo momento, se immaginiamo che tutti gli albergatori, cosa difficile, me ne rendo conto, ma è probabile che quest'onda si sta sempre di più allargando, ci presenteremmo comunque al tavolo della trattativa con una grande possibilità di poter portare a casa il miglior risultato possibile. Non vogliamo mettere a paura a nessuno, non voglio mettere a paura né alle OTA perché non avremmo la forza e tantomeno agli albergatori. Non voglio neanche sembrare un estremista in questa battaglia, però non c'è purtroppo miglior periodo per fare una battaglia di questo tipo e portare a casa il miglior risultato possibile, anche perché sfido tutti i colleghi albergatori ad avere qualche prenotazione in essere sui propri sistemi di prenotazione, OTA o diretti che siano per il periodo 2020. In questo momento non è tutto fermo, quindi diamo un segnale e con questo segnale cerchiamo poi di portare a casa il miglior risultato possibile a livello nazionale, sedendoci al tavolo con i direttori Italia o internazionali di queste OTA e vediamo che cosa succede. Questa è l'idea. E quali sono stati i riscontri?
se possiamo Mi state chiederti di chiedendo? questa idea. Sì, devo dire che in questo momento sono 3 giorni che praticamente il telefono continua a squillare perché ho tantissimi albergatori che continuano a chiamarmi per dirmi che sono d'accordo e procedono con le chiusure. Poi ci sono tante dinamiche. Capisco che ci sono albergatori che magari come me, ad esempio, hanno un 25-30% al massimo di prenotazioni dirette da OTA e ci sono invece albergatori che hanno 70-80, anche al 90% di prenotazioni OTA. Poi ci sono dinamiche di catene, dove sono internazionali e quindi magari non prendono questa decisione, non la possono neanche prendere, saranno lentissime. Certo è che se comunque io mi accontenterei anche di un 50%, anche dei piccoli e medi albergatori con piccole strutture, medie strutture che fanno un'operazione del genere, io penso che possiamo portare a casa un ottimo risultato e le associazioni di categoria hanno la capacità di farsi ascoltare perché non mi posso sedere io al tavolo come magari tanti altri di noi non ci potremmo sedere al tavolo, ma tutte le cose che abbiamo visto, ad esempio Giovanna ci ha fatto vedere quelle che sono come dire, le attività unilaterali che fanno le OTA, quindi si possono discutere al tavolo, che non avvengano più queste cose perché fanno male al rapporto anche tra partner, ma soprattutto cerchiamo anche di dare il migliore risultato possibile per affrontare bene il futuro, perché comunque già abbiamo commissioni medie che vanno dal 15, 18, 20% e chi anche di più. Se portiamo a casa anche per l'anno 2021 e 2020 una commissione più bassa piuttosto che un'attività di promozione del sistema paese più tante altre cose, penso che insomma sia un bel risultato e si può ottenere solamente se diamo segnali forti, comunque sia, perché altrimenti rischiamo di perderci sempre nell'individualismo delle varie strutture, nella indecisione, nel non far niente, che questo penalizza poi il nostro mercato, lo abbiamo già visto negli anni scorsi e speriamo almeno per il futuro di essere un pochino più intraprendenti e prendere le decisioni giuste. Ci sono strutture in Italia che non danno neanche una camera alle OTA e invece ci sono strutture che danno l'80%, il 90%. Quindi troviamo il giusto compromesso, il partner OTA quindi è importantissimo, lo sappiamo tutti, non possiamo far finta di nulla, ma non possiamo neanche sempre comunque essere succubi e non essere neanche più padroni nelle nostre camere, nelle nostre strutture. Chiarissimo, chiarissimo, e ci torniamo, sicuramente ne riparliamo. Andiamo avanti, sentiamo un po' tutti i pareri. No. Poi ho anche un po' di domande, stanno iniziando ad arrivare e ne parliamo. Allora, Massimiliano Schiavon, attiva pure la telecamera, sperando che ti funzioni e che è perfetto, ottimo. Ok. Collegato tu da, in questo momento sei a? Casa come tutti, Casa. Jesolo ovviamente, certo. Sì, ok, Jesolo. Ce l'ho E davanti. Massimiliano Schiavon è una delle persone più digitali, come tutti quelli che sono in questi che invitiamo periodicamente, che io conosca nell'ecosistema degli albergatori italiani, quindi ci tenevamo, in più è anche un ruolo istituzionale, ci tenevamo a capire qual era il suo punto di vista. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per questa convocazione. Io mi trovo abbastanza d'accordo sia con quanto anticipato dalla Manzi all'inizio, sia con quanto dal collega Poli, che sia assolutamente il momento di dare un segnale forte. E se non lo facciamo adesso, ma adesso, e non a settembre, perché già a settembre cambiano probabilmente le capacità di una ipotetica rinegoziazione che noi possiamo tentare almeno di fare con le OTA, credo che non lo faremo mai più. Allora, la Manzi ha detto inizialmente che questa azione ha messo in crisi il nostro sistema, e questo significa però che anche il nostro sistema, a parte il coronavirus, è un sistema non particolarmente consolidato e forte. E mi spiego meglio dove voglio arrivare. Vi faccio un piccolo esempio. Correva l'anno 2010, quando alla presidenza dell'Associazione degli Isolani Albergatori, che ho avuto il piacere di condurre per 9 anni, si decise un'azione, non in tempi di guerra, erano tempi di pace all'epoca ancora. Di contrattazione con Booking.com nel merito di un'azione legata alla richiesta di allotment che venne avanzata in quel periodo.
riuscì a farmi dare delega da circa 300 alberghi a trattare direttamente con le OTA. Questa cosa inizialmente fu vista un po', diciamo, sottovalutata da Booking.com, poi in realtà si resero conto che la questione era abbastanza seria e riuscimmo obiettivamente a rivendicare alcune condizioni, quantomeno a trattarne alcune, non tutte come avviene in questi casi. Il problema che si pose, diciamo, il fronte tenne per almeno un anno. L'anno successivo il fronte cominciò a cedere e quindi perdemmo nuovamente tutti i vantaggi che avevamo acquisito all'epoca. Ora io con questo cosa voglio dire? Voglio dire che io apprezzo lo sforzo del collega Luigino e credo che sia, insomma, farsi paladino di questo sia anche giusto. Credo che però, come abbiamo avuto modo di condividere anche con Mauro, bisogna porsi un po' nei panni dell'interlocutore, piaccia o non piaccia, in questo momento sicuramente hanno fatto un'azione molto sgradevole nei nostri confronti, considerandoci forse una merce da scaffale anche probabilmente in prossima scadenza, come ho sentito dire oggi. Quello che io penso che in questo momento, al di là dell'azione di chiusura che vedo un po' a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, chi chiude fino al 31 di luglio, chi chiude fino al 31-12, chi ha avviato le azioni di rivalsa, anche azioni legali, ho visto l'AVA nel caso di Venezia, ne sto assistendo ad altre. Il problema principale è che non stiamo ancora una volta uscendo con una voce unica. E questo a me dispiace, lo dico anche da uomo di rappresentanza sindacale, perché sta proprio qui la debolezza del nostro sistema nei confronti delle OTA in questa fase. Oggi è uscita una bella lettera di Confindustria, scritta alle OTA, anche con un approccio carino, con una buona sintassi. Domani uscirà quella di forse di Federalberghi, poi quella di Confturismo, poi quella della FIPE, poi quella della Fiat, poi quella dell'Assocamping e avanti così dicendo. Allora, se continuiamo a affrontare la questione tenendo in piedi questi muretti tra le associazioni di rappresentanza sindacale non andremo da nessunissima parte. L'idea che a me piacerebbe, come disse qualcuno a Have a Dream, sarebbe quella di vedere oggi più che mai, ed è l'occasione per farlo, una grande unica associazione di rappresentanza sindacale con un'unica voce sotto un unico cappello, lo possiamo chiamare poi industria dell'ospitalità, metteteci il titolo che volete. Ma se non si siede a un tavolo nazionale, l'insieme delle associazioni di categoria, le principali, Federalberghi, Confindustria, a seguire poi tutte le altre, che producano un documento unico, forte, la nostra voce delle singole territoriali di categoria che scrivono a Booking avrà e lascerà il tempo che trova. E questo a me dispiace molto perché, guardate, io lo vedo, ci sono alcune realtà, e poi magari qualcuno lo potrà confermare, in cui c'è una buona collaborazione tra le associazioni di categoria, Confindustria, Federalberghi e quant'altro. Ci sono altre realtà in cui non si può neanche nominare. E questo, guardate, è questo che oggi sta mettendo particolarmente in crisi, anche nell'ottenere determinate condizioni, non solo con le OTA, perché questo è un grande momento di grande contrattazione e rinegoziazione di tutto. È un momento di rinegoziazione anche per i contratti sindacali, per il contratto collettivo nazionale di categoria, è un momento anche di rinegoziazione forse con il governo per altre questioni, per la defiscalizzazione degli oneri sociali, ma se lo facciamo ognuno du va a duplicare lo sforzo e quindi con n letterine scritte alle OTA domani mattina, ognuno fa lo sforzo e ognuno produce un suo documento, non siamo credibili e non continueremo a esserlo e non saremo un interlocutore privilegiato. È anche vero che bisogna capire che oggi l'ottica delle OTA, in particolare Booking, ma anche quella di Expedia, non è orientata verso di noi. Questo dobbiamo esserne consapevoli. È orientata prevalentemente verso la domanda, cioè lo condividevamo con Mauro Santinato, quindi verso l'ospite. E quindi è inutile che cerchiamo di evocarci il diritto di essere partner. Oggi noi per loro non siamo dei partner, oggi per noi siamo la merce, per loro siamo la merce sullo scaffale. Dobbiamo cercare in qualche modo, prima con un approccio, se vogliamo, che riprende un po' la comunicazione
anche un po' subdola che Booking ha fatto nei nostri confronti, ma che fa leva proprio sugli stessi principi da loro evocati, chiedendo: guardate, credo che sia arrivato veramente il momento, non si può negare, in cui sia opportuna una rinegoziazione delle nostre condizioni. Poi, non ci volete ascoltare? Noi un passaggio l'abbiamo fatto, poi andremo probabilmente a parlare anche noi ai nostri clienti e a spiegare la situazione. È chiaro che qui ci vuole un piano di comunicazione che sia evidentemente molto, molto chiaro, perché finché non faremo il giro per il cliente, a noi non ci ascolterà nessuno da questo punto di vista. Potremmo fare tutte le battaglie legali che vorremmo, ma se non gli mettiamo mano su quello che è il loro portafoglio, questa battaglia sarà difficile, anche se il momento io lo ritengo assolutamente propizio. Quindi, dal mio punto di vista, la battaglia va provata, va tentata in tutti i fronti adesso in modo univoco e non a settembre. Guardate che a settembre, per quanto qualcuno sostiene che la ripresa forse sarà un pochettino più avanti, ma a settembre già comincerà qualche segnale per cui perderemo ulteriormente del potere di contrattazione. E questo credo sia un passaggio importante. La speranza che ho io, non solo nei confronti delle OTA, e vorrei che ci si accorgesse che questo turismo, di cui oggi non sento obiettivamente parlare molto, eh? Io capisco che il fronte della battaglia in prima linea adesso sia quello della salute ed è giusto che sia così, ma attenzione perché poi saremo noi chiamati a partecipare alla battaglia nel cercare di garantire i milioni di posti di lavoro che la nostra industria del turismo garantisce e rischia oggi di lasciare a casa. Io vorrei che ci si accorgesse forse una volta per tutte che quel 15% che pesiamo del PIL ci se ne accorga adesso e non quando probabilmente molti di noi, ahimè, probabilmente non ci saranno più per effetto purtroppo di questo virus. Oggi il spostare l'attenzione della crisi che abbiamo solo su Booking, no, certo è una delle battaglie, ma indubbiamente ricordiamoci che la battaglia principale va fatta nei confronti di un sistema che è andato in crisi per un virus che oggi impensabilmente si è diffuso a livello mondiale. E quindi ci saranno quelle azioni principali che sono quelle di salvare le aziende, di ristrutturare l'offerta, di rilanciare la domanda, che dovrebbero essere le prossime. Però, ripeto, io se c'è da fare la battaglia sono pronto a farla, ma sono pronto a farla se ci siamo tutti e una volta per tutte se Massimiliano, le... ti faccio l'ultima domanda che è arrivata. Allora, ho girato sui vostri WhatsApp le domande che sono arrivate fino adesso, dategli un'occhiata, però una te la faccio subito, l'ultima, perché è direttamente correlata a quello che dici. Non so chi l'ha chiesta, chi può essere il soggetto che potrebbe fare sistema tra tutte le associazioni di categoria, secondo te? Allora, in questo momento non ti nascondo che ho un po' di difficoltà anch'io a individuarlo, però non è così semplice Eh no, rispondere a una domanda di questo concordo. tipo perché è come tirare fuori l'asso dalla manica e avremmo risolto la questione. Però guardate, oggi l'approccio, cioè, ritorno un attimo indietro. Se le associazioni di categoria continuano a predicare bene e razzolare male, non stanno facendo un servizio per i loro clienti, che in questo momento sono gli associati e quindi gli imprenditori, gli albergatori e tutti coloro che operano nel mondo del turismo. Qui va fatta veramente uno sforzo maggiore e far capire che c'è unità di intenti. Magari litighiamo pure sul tavolo nazionale, ma produciamo un documento univoco. Oggi questo documento univoco non c'è e non si sente. Ce ne sono N di documenti che stanno uscendo, ma purtroppo disperdono la forza della comunicazione che questi potrebbero avere. State pur sicuri che se questo avviene, molto probabilmente anche Booking alzerà forse un po' le orecchie nei nostri confronti. Te ne faccio un'altra sempre a te prima che la prenda in mano Santinato, che so già come risponderebbe. Una persona chiede: un'unica associazione di categoria, forse non potrebbe essere il Ministero del Turismo, nel caso fosse creato, o Enit? Ho Non sentito c'è. sbuffare Spero, dietro, Mauro. lascia stare il ministero che Franceschini ci Non aveva c'è. pensato a Non c'è. tante cose. Pronto? Sì, Scusa, è una domanda lasciate rivolta. rispondere a te. Va bene, ho Mannaggia, però. capito. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo Grazie. di questa cosa.
Ne parliamo dopo, capito? Se raccoglietela tutti questa domanda, già ho sentito Luigino che dice non c'è, Mauro che forse stava bestemmiando sotto sotto nel frattempo. Ok, allora facciamo così. Darei la parola a Giancarlo Carniani. Giancarlo, fatti vedere. Ivo, Sei? ci sono, ci Eccoti, sono, ti sentiamo ci sono. perfettamente. Allora, tu sei stato un po' l'animatore iniziale dell'iniziativa Chiudiamo i READ, facciamo questa cosa. Ecco, dici un po' il tuo punto di vista e come rispondi anche un po' alle sollecitazioni che hanno lanciato chi ti ha preceduto. Allora, sono d'accordissimo con Massimiliano per quanto riguarda una voce univoca di cui avremmo bisogno in questo momento. L'abbiamo detto già altre volte anche in questi webinar, noi siamo alla strenua ricerca di un condottiero che in qualche modo ci porti, ci prenda per mano e ci porti fuori, che questo sia. Venga fuori da un'associazione temporanea fra le associazioni, mettetela come volete, ma insomma ne avremo decisamente bisogno. E posso dire nel nostro piccolo, per esempio, qua a Firenze abbiamo appena fatto un documento a firma di tutte e tre le maggiori associazioni. Abbiamo detto da questo momento Confindustria, perché hanno parlato Luigino e Massimiliano, che sono Federalberghi, io sono Confindustria, ma Confindustria, Federalberghi e Assotel Firenze da questo momento parlano insieme, soltanto insieme, su tutti gli argomenti che riguardano il turismo, non solo il problema delle OTA. Le OTA, è vero, io sono stato un po' il primo a pensarci, insomma, con quella intervista ancora, come dicevo, sotto le bombe, era la prima settimana di lockdown, con quella intervista internazionale che mi ha fatto capire come il problema sia sentito non solo in Italia, ma in tutto il mondo, perché oggettivamente io ho ricevuto mail da qualsiasi parte del mondo. È vero che molte mail erano per esempio di piccoli agenti di viaggio negli Stati Uniti, ma c'erano anche tantissimi albergatori, un gruppo di albergatori irlandesi, un altro gruppo di albergatori greci che hanno scritto anche loro a Booking e alle OTA rispetto a tutta una serie di problematiche. Tra l'altro questo non è un discorso nuovo, ora è esploso in tutta questa, voglio dire, violenza proprio perché siamo stati molto toccati nel periodo più delicato per le nostre aziende da questa situazione fuori controllo dei rimborsi, con una serie di messaggi che oggettivamente erano irricevibili in quel momento lì. Quindi la sensibilità anche è stata davvero terribile. Come ripeto spesso, io non ho ricevuto una telefonata da parte di nessun altro fornitore dell'albergo, quindi né della lavanderia né di chi mi fornisce generi alimentari, per dirmi pagami e veloce, ne avrebbero probabilmente diritto anche, ma c'è stata una comprensione totale di freezing per tutta l'industria che loro non hanno compreso, non hanno capito. Dicevo che ci sono tantissimi elementi invece che possiamo andare a ridiscutere. Il momento, sono d'accordo con Luigino e con Massimiliano, non ce n'è un altro, perché come avevamo detto, Mirko, se ti ricordi, ad Icon, io avevo aperto quella manifestazione parlando di un secondo atto che credevo fosse tutta un'altra cosa. Poi il coronavirus mi ha portato un secondo atto inaspettato, quindi ci ha dato questa opportunità, questa possibilità che è adesso e che dobbiamo cercare assolutamente di sfruttare. I punti sono tanti, Assolutamente. non sono soltanto quelli delle cancellazioni. C'è per esempio un punto che in passato noi avevamo già trattato, cercavamo di capire come potrebbe essere affrontato, è quello del bidding e della pubblicità che le grandi OTA fanno con enormi mezzi sui nomi dei nostri alberghi. Potrebbe diventare questo opzionale e non obbligatorio? Quindi decido se voglio farlo oppure no. Noi, per esempio, eravamo andati a vedere e a capire come hanno fatto le grandi industrie del lusso, Gucci, Saint Laurent e quant'altro, a cercare di proteggere il loro marchio attraverso le camere di commercio, perché quello è il nostro marchio.
Un'altra delle cose, la diceva Giovanna, ma è da puntualizzare che in tantissime parti del contratto di Booking si parla di della loro intermediazione, del fatto che noi, albergatori e clienti, si sia due unità in collegamento. E quindi Giovanna ha assolutamente ragione su quel punto lì, perché loro ne parlano più volte. Poi di fatto nei fatti ci impediscono di avere questa comunicazione con il cliente, a partire dalla mail, che non è la vera mail del cliente, e quant'altro. E in questa occasione hanno dimostrato quanto la cosa sia fallace, perché ci siamo arrabbiati anche così tanto? Perché noi con i clienti ci abbiamo parlato in queste settimane, con tutti i clienti, anche perché gli uffici delle OTA non rispondevano e quindi i clienti arrivavano diretti sugli alberghi. E noi li abbiamo convinti, siamo tornati umani e li abbiamo convinti, ancora prima di avere scritto nel decreto che potevamo dare il voucher, l'80% dei clienti cancellavano nei miei alberghi, lo prendevano il voucher. Quindi questa comunicazione è stata doppiamente irricevibile da parte nostra ed è forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È un'occasione unica che noi abbiamo adesso, non credo ce ne sia, io spero che non se ne presenteranno altre, però è indubbio che dobbiamo sforzarci, lo dico ai colleghi di Federalberg, io come Confindustria ribadisco, abbiamo già dato un segnale nel nostro piccolo, che siamo uniti e abbiamo detto ai nostri vertici che a Roma abbiamo bisogno assolutamente di una voce comune su questi punti, perché se no non arriveremo ad avere risultati. Ma è indubbio che dobbiamo farlo e dobbiamo farlo adesso. Mi taccio. Grazie Giancarlo, io così per dovere di cronaca vi dico che ci ho provato, abbiamo provato ad invitare anche, diciamo, insomma, rappresentante del governo, ma non c'è stato, diciamo, boh, fu l'occasione, mettiamola così, di avere nessuno per avere una voce ufficiale che rappresentasse il punto di vista governativo sul turismo. Vabbè. Allora, Lancio, scusami Mirko, dico faccio anche un'ultima una cosa. domanda Che, prima. Sì, dilla pure poi una domanda per te. no, l'ultima cosa che volevo dire è che ci stiamo tutti concentrando su Booking non è, e su Expedia, chiaramente. Non sono i soli a cui dovremmo prestare attenzione. Ricordiamoci che c'è tutto un mondo di wholesalers che spesso ha commissioni anche più alte rispetto a quelle dei due maggiori interpreti del mercato. Dobbiamo assolutamente rivedere un po' tutte le nostre condizioni. È come se dovessimo in qualche modo scrivere una sorta di codice deontologico in cui noi alberghi, se siamo 50, se siamo 100, se siamo 300, ci rispecchiamo, ci rivediamo e cerchiamo di applicarlo in tutte le occasioni possibili. Non è fare cartello, perché sono una base di norme assolutamente generali, quindi non è che dobbiamo andare a dire che quell'albergo deve dare quella disponibilità o quella cosa o quell'altra, però una serie di norme generali che dovrebbero essere applicate a tutti coloro che fanno dei contratti con noi in qualche modo. Ricordiamoci anche che l'Italia è un terreno molto fertile perché siamo tutte piccole e medie aziende, quindi di grandi catene ce ne sono poche nel nostro paese e quindi siamo il terreno perfetto per le OTA, per Divide ed Impera. Per una volta cerchiamo di trovare una voce univoca e unita. Scusate. Beh, scusate che cosa, è fondamentale. Ti faccio una domanda. Colgo l'occasione di una domanda che è arrivata e poi le estendo un attimo. La domanda che è arrivata è. Eccolo qua. Mi piacerebbe un commento sul fare sistema nel mondo dell'ospitalità anche con vacanze on rental, mondo Airbnb, case vacanze, eccetera. È possibile immaginare una collaborazione? Si potrebbe provare un modo di fare sistema invece di concorrenza sleale? Questa è la domanda arrivata. Io te l'estendo e ti dico, chiedo anche: hai visto la lettera che ha mandato il CEO di Airbnb ai suoi host? Che cosa ne pensi? Tutti noi l'abbiamo vista. Beh, penso sia stata una reazione molto diversa da quella delle due OTA, in qualche modo. Questa cosa, del vacation rental è una cosa che è successa nel nostro paese e in tutto il mondo. Il mercato ha deciso, che doveva andare in una certa direzione. Poi possiamo
ragionare e parlare per ore su quanto sia necessario trovare un tipo di legislazione che non è mai stata possibile nel nostro paese fino adesso per fare in modo che in qualche maniera abbiano, anche se pur in piccolo, alcune delle obbligazioni a cui siamo costretti noi albergatori. Quindi noi l'abbiamo spesso subita come una concorrenza non esattamente uguale, proprio perché non c'erano le stesse condizioni. Questo è essenzialmente la battaglia che abbiamo cercato di fare. Insomma, nessuno credo di noi si sogna e vogliamo abbandonare e non vedere più gli appartamenti nelle città. È un discorso diverso. Secondo me, forse è arrivato anche il momento di trattarla in un altro modo e quindi di cercare di unificare tutta una serie di norme che se valgono per noi devono valere anche per i vacation rental. Faccio un esempio pratico, molto semplice. Nel centro della mia città di Firenze, ma credo nel centro delle maggiori città d'arte, non si possono costruire alberghi né trasformare nessun tipo di luogo in albergo. Però possono nascere 15.000 appartamenti senza nessun tipo di problema. È già una disparità diversa. Quindi le due cose vanno cominciate a pesare nello stesso modo, cosa che fino adesso non è successa. Quindi credo che la nostra necessità sia quella di affrontarle in un modo complessivo e non più come due entità che devono soltanto farsi la guerra, no? Non è così. Allora, molto interessante. Vi ho girato altre domande, dategli un'occhiata. Intanto io farei, prima di fare un ultimo giro di domande, risposte, sollecitazioni, finirei il giro. Do con un po' di timore la parola a Mauro Santinato. Mauro, tu hai delle slide, giusto? O no? Mauro, sei svenuto? No, mi sto riattivando. Ah, Mi ecco, vedi? Mi cazzo, lento, vedi? Dove cavolo sei? Ah, ancora ecco. no. Ecco. Ancora non ti vedo. Dove cavolo è la telecamera? Non la vedo, la telecamera. Sto Si chiama cliccando web. sopra, ma non si attiva. Calmo. Ecco qua. Vai, è arrivata. Bene. Sì. Tu hai slide da presentare, giusto? Hai Ma qualcosa? sì, io però era. Buonasera a tutti, innanzitutto, vedo sempre un sacco di gente collegata. Immagino che ci sia sempre il mio amico Zeno Govoni, perché un webinar senza Sempre, Zeno Zeno, se, non è quando non un arriva Zeno e la Simone webinar. non partiamo, lo sai, no? Deve esserci Zeno e la Simone e ora partiamo. Questo è il quarto webinar, vuol dire che siamo già alla quarta settimana di quarantena. Quando nel primo E continueremo. webinar, ho detto, pensando di dire una cazzata, una delle tante. Perché non togliete il read? Vedo che qualcuno l'ha preso seriamente, adesso non vorrei che Buchi mi venisse a far causa per questo aspetto, questo problema. No, L'argomento perché sei in zona rossa, non possono venire. è già stato in qualche modo già affrontato. Io volevo solo aggiungere un paio di cose e rispondere a una domanda, ma vi avevo preparato una riflessione che volevo fare insieme a voi e ve la mostro dopo. La prima cosa che mi viene da dire è che effettivamente queste OTA Topa, OTA, POTA, sono state veramente poco empatiche, poco attente. Devo dire che rispetto a dei partner come gli alberghi non si sono mosse molto bene dal punto di vista della comunicazione, della relazione, nessun messaggio, nessun discorso. L'ha fatto sì Vogel ai suoi dipendenti dicendo che prima di migliorare peggiorerà ancora tanto. Adesso lui c'è anche la sfiga di essersi beccato anche il virus rispetto a Airbnb, come avete già detto, che in qualche modo ha dimostrato un pochino più di attenzione. Pagheranno anche loro, Expedia so che ha già licenziato 3.000 dipendenti, so che le azioni di Booking non stanno andando benissimo. Mi sembra di percepire anche che stanno venendo un po' a galla tutti i problemi del nostro settore, la conflittualità tra comparti o le problematiche delle associazioni. O il sistema che molto spesso, come dire, quando le cose vanno bene, questo spirito di squadra, questo fare sistema, questo fare gruppo, insomma, cercare la coesione non c'è. Io temo, come diceva prima Massimiliano,
che quando il mercato riprenderà, è chiaro che è molto semplice non dare la disponibilità a Booking quando l'albergo è chiuso. Non penso che sia una grossa difficoltà. Credo che sia molto più difficile quando poi la domanda ritornerà, vedere quanti saranno gli albergatori che riusciranno come dire, a mantenere questo impegno. L'altra cosa è non è tempo per fare una OTA italiana. Ho visto tra le domande se possiamo pensare. Quando era tempo di fare le OTA o di fare un sistema nazionale, gli albergatori dormivano al volante, come ha dichiarato il presidente della Leading Hotels. Il treno è passato, cioè adesso basta, forse sarà il tempo di pensare a un altro sistema. E mi raccomando, come qualcuno invece ha scritto, non è il caso di andare in via Marghera 4 a bussare alle porte dell'Enit per pensare che sia l'Enit a promuovere gli alberghi. Insomma, gli albergatori dovranno fare bene il loro mestiere. Sicuramente da questa situazione nasceranno delle situazioni nuove che ci porteranno a vedere o cambiare un po' il mo nostro modo di fare business, ma non sarà sicuramente l'Enit in grado di risolvere il problema della distribuzione. Poi è un rapporto di parte, sì, condivido, come ha detto anche Giancarlo, che in questo momento è legittimo negoziare su tutti i fronti, negoziare con tutti i nostri partner, con tutti i nostri fornitori, con quello che ci fornisce l'Enel, l'energia elettrica, piuttosto che con qualsiasi altro fornitore, e giustamente anche con un partner così importante come sono le OTA. Ci si siede al tavolo e si cerca di capire qual è il sistema, qual è come dire, il giusto compromesso che permette di trovare un vantaggio reciproco, insomma, la possibilità. Stanno pagando duramente anche loro, chiaramente, ha pesantemente colpito tutto il settore. Però io voglio guardare avanti, vorrei guardare oltre e pensare già al dopo. Penso che ci sarà un dopo quarantena, ci sarà un momento in cui noi torneremo a pensare, insomma, a gestire le nostre aziende. Allora, stiamo raccogliendo in vista di una virtual conference che faremo il 16 di aprile, dove ci saranno più di 20 consulenti a vostra disposizione. Sto raccogliendo degli input, delle informazioni dalla Cina, attraverso dei contatti di collaboratori che ho in Cina, che cosa stanno facendo in Cina, insomma, gli operatori usciti dalla quarantena. Vi mostro velocemente due slide che ho raccolto dall'esperienza di un ristoratore che conosco, che ha dei ristoranti a Shanghai, esattamente Bruno Ferrari, che però non riesco, che Arrivo, arrivo. dice, Vai, puoi farlo adesso. volevo chiudere il, è stato segnato il relatore, toglimi si vede? Ecco, per garantire, diciamo, la non ricaduta del ritorno del virus, quando nei ristoranti loro, quando entra un cliente, devono misurare la temperatura di ogni cliente e quindi devono avere il termoscanner, devono Il notare i tuo dati schermo del non si vede cliente. ancora, eh? Non si Lo vede il tuo schermo non si schermo. vede? No, condividi lo schermo. Ascolta, mostra schermo così. E Bravo, sì, bravo. adesso? Bravo, benissimo, perfetto. Devo Metti a schermo proiettarlo, però. intero, premi su riproduci, premi su riproduci. Bravo, perfetto. Dicevo, Bruno A Ferrari, posto. che gestisce diversi ristoranti a Shanghai, ci ha raccontato quello che sta succedendo per evitare la quarantena di ritorno e quindi alcune regole che i ristoratori devono rispettare, che probabilmente non dico che saranno le stesse, ma in qualche modo ci dobbiamo preparare a un po' a gestire il post quarantena. Devono misurare ogni cliente che entra al ristorante, quindi munirsi di termoscanner. Devono notare i dati dei clienti, la temperatura rilevata, contattare telefonicamente l'ora di entrata e l'ora di uscita. Avere quindi persone che svolgono questa mansione. Se un cliente ha la temperatura più alta di 37,3, bisogna rifiutarlo e chiamare il pronto soccorso o addirittura la polizia. Avere il gel disinfettanti. Il cliente che si presenta al ristorante deve indossare una mascherina prima di entrare. E anche una volta finito deve indossare la mascherina, i tavoli devono stare distanziati, i clienti non possono mangiare uno di fronte all'altro, ma solo uno a fianco dell'altro. Nel menù non possono essere presentati i cibi crudi, quindi immagino tutto quello che succederà del sushi o dei ristoranti. Dopodiché ci sono delle altre prescrizioni, come il locale deve seguire delle procedure, disinfettare tutti i tavoli e le pareti e devono annotare tutto su un registro. I dipendenti devono trovare un modo, avere il modulo e segnare tutte le volte che vanno a lavarsi le mani,
devono disinfettare tutte le superfici, i camerieri, i cuochi devono avere e indossare le mascherine e i guanti, i ristoratori, i ristoranti devono solitamente avere che hanno una capacità di 50 coperti, devono lavorare con metà persone, i ristoranti e gli spazi che hanno spazi all'aperto probabilmente non potranno usarli. Quindi quello che vorrei dire è che sicuramente la quarantena finirà tra un po', ma dovremo essere pronti a gestire un po' le nostre attività in una nuova logica. Allora, in questo senso ci sono oggi già molte aziende che si stanno attrezzando di divise del personale e anche, come dire, il personale in qualche modo si dovrà attrezzare per gestire questa situazione di emergenza che dovremo gestire nei prossimi mesi. E vi faccio vedere alcuni modelli, alcuni esempi di divise del personale, di come il personale dovrà venire a lavorare prossimamente nei nostri alberghi, nei nostri ristoranti. Questo l'ho trovato in giro per la rete. Vedete nuovi modelli di mascherine che verranno distribuite per i camerieri. È semplicemente un modo per sdrammatizzare un po' la tensione di questi giorni, perché sento che la tensione sta salendo giorno dopo giorno. Anche una maschera subacquea può servire a questa funzione. Quindi Questo è in Italia, immaginerò tra l'altro. un pochino, esatto, questo è alle sì lunghe, quindi vedremo delle cose abbastanza divertenti, però insomma ci attrezzeremo e ci organizzeremo nelle prossime settimane per gestire al meglio i nostri alberghi, i nostri ristoranti. E c'è solo una cosa di peggio di una quarantena, soprattutto nel periodo pasquale, e che questo dobbiamo essere, come dire, tutti molto attenti e molto sensibili a questo. Una seconda quarantena, ecco, una seconda quarantena penso che sia molto peggio della prima quarantena, e quindi dobbiamo sicuramente fare uno sforzo tutti quanti, un sacrificio tutti quanti, e sperare che tutto vada per il meglio. E quindi, come concludo sempre i miei brevi interventi, stiamo a casa, ma sarà una bellissima Benissimo. Pasqua, credo, per Una la prima persona volta scrive: passata. regole di questo tipo azzereranno il 60% della ristorazione italiana. C'è sempre l'altro 40% che ci può venire in aiuto, Mirko. Dovremmo abituarci sicuramente a un periodo difficile da tutti i punti di vista. Credo che anche gli alberghi dovranno cominciare a introdurre dei protocolli, dovranno ripensare un po' il servizio. Noi stiamo lavorando su questo e stiamo raccogliendo una serie di consigli pratici, operativi per tutti i reparti, dal check-in al breakfast, al ristorante, alle pulizie, perché l'industria dell'ospitalità è tenuta, è chiamata ad affrontare questa emergenza ed è in prima fila. Cioè abbiamo tutte le sfighe, siamo stati il settore più colpito immediatamente, siamo quello che si riprenderà più lentamente, siamo quello che avrà anche meno contributi e meno finanziamenti di tutti gli altri, e siamo anche quelli in prima linea a dover gestire, perché tutte le volte che c'è un assembramento saremo chiamati, come dire, a mandare a casa i clienti. Pensate cosa succederà quando ci saranno troppi clienti. Penso a molti alberghi, diciamo anche sulla Riviera Romagnola, dove a Ferragosto i clienti si tendono a mucchiare un pochino, insomma, nelle camere e nelle sale. Non aggiungo altro Santinato, per ti evitare. scrivono Santinato immenso. Ora andrò a capire chi è, ti porti la claque che scrive Santinato immenso, non so chi sia. Allora, vi ho appena girato le domande, Per le Santino. divise, piacciono quei modelli di divisa, Giovanna. Piacciono le divise. Prego. No, volevo sapere se mi facevi rispondere proprio alla prima domanda che Assolutamente. Vi dicevo proprio questo, se volevate rispondere a delle domande che sono arrivate abbiamo un po' di tempo, quindi inizia pure Giovanna, se scegli quale domanda vuoi rispondere. scelto la prima che mi sembrava anche indirizzata, diciamo così, rispetto all'intervento che ho fatto, no? Il collega chiedeva: ciao, a mybooking.com ha risposto che loro hanno diritto da contratto per causa di forza maggiore a decidere cosa fare con le prenotazioni. Allora volevo dare una risposta e fare anche un esempio per far capire al collega come può a sua volta rispondere a Booking. Allora, è vero questo, nel senso che se non ci fosse stato il decreto, a regola loro avrebbero avuto, ma d'altra parte non è che sono loro. Anche nel nostro ordinamento, nel nostro codice civile, c'è il discorso della causa di forza maggiore, e se non ci fosse stata nessun'altra regolamentazione, è chiaro che il cliente poteva invocarla per avere indietro il suo rimborso, ancorché di una tariffa prepagata.
Quindi diciamo che non è che Booking in questo caso aggiunge o no. Il punto è che c'è stato un decreto. Allora lì è il momento del contendere, perché Booking dice: a me non frega niente il decreto, io agisco in base al mio contratto. E io dico no. E vi do un esempio. Quando, se voi tenete un contratto con Booking vecchio, 2008, 2009, 2010, vedrete che tra la clausola 2.4 e 2.5 ci sono una serie di clausole che fanno riferimento alla parity rate. Vi ricordate quando nei contratti delle OTA ci obbligavano alla parity rate? Benissimo. A un certo punto questa parity rate è sparita per i contratti italiani, per esempio, per i contratti tedeschi, per i contratti francesi, ma non per tutti. Perché? Perché nello Stato quella cosa lì è diventata una cosa che non si poteva più fare. Allora, quando un contratto, quando anche ha una disciplina di un altro foro, di un'altra legislazione, come in questo caso quella lì olandese di Amsterdam, non può andare contro la legge dello Stato. Tant'è che Booking, a suo tempo, che ha fatto? Ha preso i contratti e ha fatto sparire laddove nel paese era vietata la parity rate. Così la stessa cosa. Quindi, nel momento in cui c'è stato il decreto, loro dovevano avere sul mercato dei radar qualcuno che gli andava a dire: guarda, dal 17 marzo a mezzanotte non si può più fare sta roba, perché qui c'è scritto e che cos'è questa? È la legge italiana. E quindi, in quanto tale, tu ti devi attenere, perché al di là del fatto che poi regoli il tuo rapporto contrattuale sulla base del foro di Amsterdam, tu devi comunque, non puoi andare contro una legge dello Stato dove operi. E quindi l'esempio, per esempio, di come giustamente hanno fatto per la parity rate, non potevano mantenere una clausola, perché allora in quel caso avrebbero potuto mantenere la clausola, no? Perché tanto in Olanda non era vietato e potevano lasciarla. Perché l'hanno tolta? Perché l'hanno mantenuta solo nei paesi dove invece era possibile? Perché chiaramente un contratto non può disciplinare oppure mettere delle clausole che sono contrarie a quella che è la legge del paese di uno dei contraenti, chiaramente, no? Ma così possono essere milioni di esempi di questo tipo. Quindi a Booking gli aveva detto: guarda, caro, devi studiare un po' di più, eh? E studiare un po' di più come funziona il diritto e quali sono le possibilità. Quindi, alla luce del decreto, tu non lo potevi fare quella cosa che hai fatto. Grazie. Mirko, non ti sentiamo. Ah, Mirko, Mirko, presidente. non ti scusate, mi sentiamo. ero messo muto. Ok. Dicevo, continuiamo il giro. Luigino, vuoi rispondere a qualche domanda che hai visto, che magari era rivolta a te? Sì, ho visto delle domande, una in particolare, quello che è il, non vuoi sembrare sempre il solito estremista, però la chiusura delle camere, dove intendo per 2020, si intende che non riesco a capire qual è la motivazione perché le strutture alberghiere per 15 giorni e 20 giorni non possono chiudere le strutture alberghiere proprio perché c'è le camere sulle OTA, giusto perché non c'è richiesta. Quindi un segnale di unità in questo momento da parte di tutte le associazioni. Non deve esserci un'associazione unica che deve essere rappresentativa, si possono sedere a tavolo anche le tre associazioni principali di categoria allo stesso tavolo con questi signori. Solo che non. Su un segnale molto preciso, molto chiaro, molto netto di volerci sedere al tavolo, vedo che comunque c'è sempre poca attenzione, si vuole sempre prendere tempo e cercare di fare dei documenti che poi devono essere condivisi e attendere poi che tutte le associazioni si mettano d'accordo. No, mi dispiace, deve essere la base che sceglie una linea e qui io lamento il fatto che sono poco attivi, in questo caso gli albergatori stessi, se ce ne sono ancora, devono scegliere loro cosa fare. E poi le associazioni hanno il potere decisionale per sedersi al tavolo con il partner, in questo caso, e far valere l'interesse degli associati. Il legittimo interesse oggi che ogni struttura deve avere è proprio quella di dare un segnale chiaro e preciso ai propri presidenti delle associazioni che in questo momento devono prendere delle decisioni, devono essere decisioni nette, chiare, trasparenti, che capiscono tutti. C'è anche questi documenti con questi contratti, c'è anche Federalberghi Toscana che ha fatto un bellissimo vademecum che penso che tutti quanti voi che siete tecnici lo avete ricevuto e penso che forse anche la signora Manzi
fa riferimento magari anche a questi documenti, giusto? Quando si prende, esatto. Se andate in fondo a questi documenti, ci sono delle indicazioni chiare e precise anche da parte dei tecnici che sviluppano i documenti. L'80%, 70% degli albergatori che forse ci stanno seguendo adesso, non sono tutti tecnici così, non entrano nel merito, si affidano a quelli che possono essere dei partner esterni che gli danno la possibilità poi di essere competitivi in un mercato dove competitivi non sono, perché è tutto legato al pricing sulle OTA. Non stiamo a nasconderci dietro un dito, per cortesia. Ci sono delle tecniche di vendita che sono completamente diverse. Solo i grandi professionisti ci possono indirizzare nelle scelte migliori, nella disintermediazione. Oggi come oggi, io non vedo una decisione chiara e netta da parte della base. Ecco che io mi arrabbio con l'albergatore, mica con i tecnici. È l'albergatore che deve decidere. Se io decido che in questo momento abbiamo chiuso circa 7.000 camere sul nostro territorio per dare un segnale netto e trasparente al fatto che poi le associazioni di categoria si devono sedere con il signor Booking, il signor Expedia, il signor HRS o chi volete voi, l'importante è decidere. Qui invece io non ho ancora sentito un strumento chiaro e preciso per farli sedere con delle armi. Se vi sedete al tavolo, dico tutti i presidenti, si siedono al tavolo con archi e frecce quando questi hanno i bazooka e carri armati. Mi dispiace, non andiamo da nessuna parte. Non ti sentiamo, almeno io non ti sento. Grazie mille. Sì, è perfetto, chiarissimo. Massimiliano, non ti vediamo, se ti fai vedere, è perfetto. Allora, Hai di detto una domanda? domande ne sto scorrendo veramente tante. Allora, qualcuno chiede di fare un nome, come è stato fatto per Draghi. Cioè, questa è una responsabilità. Draghi dentro. Io proporrei Santinato, voglio dire, a questo punto, giusto per a Sì, capo andrebbe benissimo. della cordata, no? Ecco, adesso al di là di questo, guardate, provo anche a lanciare un'altra provocazione. Abbiamo mai pensato di... Certo, un'azione potrebbe essere quella della chiusura delle camere. In questo momento però tutti abbiamo un po' il dubbio e la preoccupazione che quando sarà il momento... Quando arriverà il momento, ci sarà la voglia di avere un po' di visibilità. Giusto. E perché non mettiamo tutte le camere a 1000 euro a notte? Bella questa. Zeno Govoni ha appena scritto: e se invece di togliere la disponibilità mettessimo tutti i prezzi altissimi, non creiamo Ecco, è ostruzionismo, anticipato. abbiamo sempre la visibilità, ma gli blocchiamo sostanzialmente la vendita. Appena scritto adesso. Allora, C'è il problema, scusate se mi intrometto, c'è il problema che magari abbiamo un sacco di alberghi che hanno contratti firmati con i wholesaler, quindi arriverebbe Expedia o Booking a 1000 euro e le camere a 150 euro. Non fattibile, O secondo me. Vabbè, magari hanno ovviamente. dichiarato, o magari hanno dichiarato anche i prezzi in regione dove hanno dei massimali che non arrivano a 1000 euro. Vabbè, era ovviamente una provocazione, però è una provocazione che Giusto, sottende giusto. un po' il problema, che a un certo momento, quando si trova in carenza di ossigeno, per usare un paragone oggi all'ordine del giorno, molti tenderanno a rompere il fronte. Io credo che invece, ha ragione Poli quando dice. Questa azione deve partire dal basso. Ci deve essere in alto un tavolo unico di coordinamento. Io lo evoco e continuo a evocarlo costantemente. Credo che sia un passaggio epocale ed importante da farci adesso. Però l'azione deve partire dal basso, anche per tutta la diversità di prodotti che abbiamo, sui vari territori, i contratti che ci sono. L'azione deve partire probabilmente dalle associazioni territoriali che coordinano come un direttore Esatto. d'orchestra questo tipo d'azione, non deve partire dall'alto. Esatto. Quindi Sì. io personalmente penso che questa sia la strategia migliore e anche costantemente sensibilizzare i colleghi albergatori e anche guardarci uno con l'altro su un comportamento etico di una linea comune che va nell'interesse di tutti. Mi rendo conto che non è facile perché abbiamo chiesto agli italiani di non uscire e ognuno fa un po' quel cazzo, scusate la volgarità, che gli pare. Però se vogliamo veramente riuscire a venire fuori con qualche osso in meno rotto, la strategia da seguire, a mio avviso, è veramente solo questa. Un po' di spirito, consentitemi il termine, altoatesino.
in certi aspetti, non voglio offendere nessuno, ma noi lo abbiamo evocato spesso sul nostro territorio. Lo spirito altoatesino vuol dire che a un certo momento uno traccia la linea e tutti, diciamo, allineati e coperti, almeno per un periodo, per consentire poi ai vertici di avere delle, diciamo, condizioni di contrattazione a vantaggio di tutti. Io la penso così. Chiaro, chiarissimo. Abbiamo sforato qualche minuto, ma ormai finiamo, tanto se le persone ci stanno ancora seguendo. Giancarlo e poi Mauro. Giancarlo, hai visto una domanda che ti ha No, mi colpito piaceva, particolarmente? mi ha colpito anche a me, come ha colpito Massimiliano, quella di una ricerca del Draghi del turismo. Basta, io rispondo con una battuta, vai, siamo in chiusura. Dico, basta non sei abbreviatore, che è l'unico che sento parlare di turismo in televisione, e questo beh, poi Mauro dice sono giù di morale, ma oggettivamente questa è la Allora situazione in cui chiudo ci un po' sul dimorale. Sono troviamo. arrivati un po' di commenti dicendo che potresti essere tu nel No, frattempo per nella l'amor del chat. cielo, ragazzi, io non ho queste competenze, lasciatemi a Firenze, però insomma, bisognerebbe trovarlo, sì, bisognerebbe trovarlo. Ma io Mauro. se posso, guardavo ieri sera Giancarlo Firenze di notte con Piero Angela, devo dire che con Alberto Angela, e devo dire che mi è venuta una gran voglia di stare appena. Posso venire? Sto 15 giorni a Firenze, Giancarlo, 15. Sicuramente ambasciatore del turismo, Alberto Angela, lo potremmo nominare, insomma, sicuramente ci Sarebbe un farebbe bel fare, nome, bravo, bravo. sarebbe sicuramente, faremo sicuramente più bella figura. Invitiamolo per il prossimo, per il 16. Lo chiamiamo, proviamoci. Ecco, potrebbe Secondo me essere viene. sicuramente questo. Certo che come dire, io sono anch'io sono di Ferrara, quindi come il ministro Franceschini, come sta facendo il ministro del turismo in questo momento Franceschini, penso che non sia difficile fare Eccolo. altrettanto. Penso che valga la pena invece cominciare a sfruttare questo momento per ridiscutere un po' di tutte le posizioni di rendita, di tutto quello che è in questi anni il turismo, la sovrastruttura che il turismo si è dotato in tutte le regioni, in tutte le province, in tutte le località. Forse c'è troppo, ci sono troppi enti, sono troppi soggetti che non dico che sprecano, ma che, come dire, buttano soldi in tanti rivoli invece di pensare di fare una promozione di quello che è il brand Italia, e che in questi momenti abbiamo visto, non da parte nostra, ma da parte di tutti gli altri paesi che ci amano, come hanno comunicato l'immagine del nostro paese. Non abbiamo bisogno di fare chissà quali cose, abbiamo solo probabilmente bisogno di ammodernare questo paese in tutti i suoi aspetti, e che se non avevamo questa tragedia del corona, difficilmente avremmo implementato smart working, Zoom, webinar, digitalizzazione, non avremo neanche l'INPS non si sarebbe attrezzata. Certo che bastava che usassero i server di Pornhub e avevano tutta la banda che gli serviva, insomma, Ecco, sapevo che la anche dovevi dire. l'ennesima occasione per fare una pessima figura l'abbiamo colta anche con questa volta con l'INPS. Penso che questa crisi ci aiuterà, come dire, a diventare un pochino più moderni e a buttare via tutto quello che non ci è servito in questi 2 mesi. Quindi, se non ci è servito in questi 2 mesi, probabilmente non ci servirà nemmeno per il resto della nostra esistenza. E anche nel turismo c'è un po' troppe cose che andrebbero eliminate. Magari può essere la volta buona che tanta burocrazia, tanti aspetti che non hanno più senso. Io mi auguro e spero proprio che la burocrazia, che il sistema pubblico renda il lavoro del nostro settore un po' più semplice, un po' meno sclerotizzato, un po' meno pesante, perché siamo Beh, un speriamo. settore che non c'è una cosa che abbia un senso, diciamo così. No, non sono in questo settore, purtroppo non sono in questo Basta settore. guardare Allora. i decreti, visto e considerato il decreto, il decreto, il decreto, il decreto, il decreto, tutte le volte e non capiamo più di che cosa stiamo parlando, insomma, a forza di decreti. Forse dovremmo alleggerirci e torneremo a fare certe cose sotto le stelle come facevamo un tempo. Giovanna, non ti dico che cosa, ma Eh,
Non dirlo, ci siamo tutti immaginato, conoscendoti abbastanza Sarà una bene. bellissima, Allora, sarà una bellissima Pasqua per tutti. abbiamo sforato di 10 minuti, ma le persone non ci abbandonano mai, quindi ringraziamo prima di tutto le persone che si sono registrate fedelmente e ci seguono ogni settimana, poi i nostri ospiti, relatori, che come questa volta è andata vicissimo, un sacco di complimenti per tutti, devo dire molto molto bene. Silvia Moggia dice che lei ha un debole per Alberto Angela e vuole assolutamente che lo invitiamo. Vabbè, ci proviamo a Silvia ad invitarlo, vediamo se ci riusciamo. Devo Parla darvi però due degli informazioni. invitati della prossima settimana, sono Esatto, importanti. devo darvi due informazioni di servizio. La prossima settimana non lo facciamo di giovedì, faremo un'edizione speciale internazionale, lo facciamo di venerdì per motivi di fusi orari, ad un orario leggermente differente che stiamo negoziando, perché avremo Philip Wolf. E molto probabilmente già confermato anche No, Rod Kubert. confermo Rod anche Rod Kubert, Kubert, sì. fondatore di Viator, Rome to Rio, no, è uno dei grandi big del mondo del turismo internazionale. Philip si collega dagli Stati Uniti, Rod Kubert dall'Australia, quindi dobbiamo trovare un orario che vada bene per entrambi. Probabilmente sarà intorno alle 2, alle 3 di pomeriggio, non più tardi. 14, 14 e 30. In Oh, negoziamo inglese con e te da sarà di Madrid. venerdì. La programmazione normale riprenderà la settimana successiva, il 16, se siamo ancora in lockdown, ovviamente. Seguiteci sui social con Alberto Angela, se accetterà Silvia. Seguiteci sui social per iscrivervi. E poi nei prossimi giorni stiamo lavorando ad una sorpresa che mi sta arrivando un po' di segnali, anche da Zeno ha chiesto questa cosa, cioè vorremmo fare un grande hackathon online, però insomma, ne parleremo tra qualche giorno. Ci stiamo lavorando, vediamo di chiuderla. Vai Mauro, una Allora, battuta e chiudiamo. la battuta finale, io consiglierei a tutto il mondo, a tutte le persone che in questi giorni fanno 6, 7, 8 webinar e 25 collegamenti, dopo la quarantena, una settimana di detox da webinar, da Totale. collegamenti, da rotture, da connessioni, ecco, una settimana Totale, non ti senza più preoccupare. connettere, ok, proprio fuori dai fuori liberi, liberi da tutti, insomma. Una bella Buonasera a settimana. tutti, grazie mille. Ciao, buona Buonasera. serata. Ciao, grazie. Grazie.